Can you whip? Can you dump? Can you pump around the stuff? Sentite bussare e aprire la porta, è il mio gatto che vuole entrare e ce la sta facendo. Miau! A parte la intro dove abbiamo avuto l'onore di avere la presenza di Borchito tra noi, questo video sarà abbastanza serio. Si tratta del mio cambiamento, ovvero di come ho perso peso. Insomma, premetto che non mi sono preparata a discorsi, scalette, non ho niente sotto mano, quindi non so come potrà venire questo video, però ho deciso di prendere il telefono, mettermi davanti e buttare fuori a manetta quello che mi viene da dire, sperando che venga una cosa decente. Quindi direi di iniziare e se vi può interessare mettetevi comodi, se no saltate il video, comunque ci tenevo a farlo. Se riesco metto qualche foto per mostrare meglio il prima e il dopo, anche il durante, insomma, alcune fasi del mio fisico, ecco, però non lo so, non perché non ci riesco a metterle, ma devo vedere io se metterle o meno, però penso che non ci sia nulla di male, quindi potrei tranquillamente farvele vedere. Anche perché da un busto e una videocamera non è che capite più di tanto, però vabbè, vediamo. Diciamo che io non sono mai stata una bambina, alias ragazzina, molto magra, nel senso che comunque la mia costituzione era sempre abbastanza grossa. Cioè, non ero cicciona, per l'amor di Dio, quando ero piccola, poi comunque ero in carne. Rispetto alle mie compagne di classe delle elementari, la differenza la notavo anch'io. Però non gli diedi mai peso, sinceramente, anche perché appunto quando sei all'elementare, ok, sì, i bambini che fanno le battutine le trovi sempre, però non mi pesava, anche perché comunque avevo un'età diversa e anche una mentalità diversa. Crescendo, andando alle medie, iniziano a crearsi i gruppi, iniziano a crearsi le prese in giro, quelle più pese, e io comunque questa cosa del mio fisico lo soffrivo molto, nel senso che mi sentivo inadeguata. Non ero obesa o comunque sovrappeso in maniera grave, però avevo quella pancetta in più che magari le altre non avevano. Poi soprattutto nell'età dello sviluppo, che è appunto il periodo delle medie, certi cambiamenti in alcune ragazze e in te si notano. Non ce la posso fare. È difficile questo video da fare. Diciamo che comunque anche se alle medie già qualcosa si notava di più e in me comunque la voglia di cambiare cresceva, non era ancora scattato quel qualcosa che mi portò appunto poi a cambiare e a diventare quella che sono adesso. Arrivai poi ai tempi del liceo. Al liceo ci fu una svolta per me, non dalla prima ma dalla seconda, perché tornata appunto dalle vacanze estive in seconda del liceo, decisi che era il momento per me di cambiare, ma non drasticamente o cambiare in maniera negativa. Per me era un cambiamento positivo, quindi comunque iniziai a fare palestra in casa. Per lo più usavo dei video su YouTube, nel senso che ci sono milioni di canali dedicati al fitness. Seguivo per lo più quelli americani e inglesi perché mi trovavo meglio, con tantissimi esercizi anche brevi, comunque molto pratici e comodi da fare in casa se non ci si può permettere una palestra o non si ha il tempo di andarci. E in più cambiai anche un po' il mio regime alimentare, ma in maniera molto soft, nel senso aggiunsi più frutte, più frutte. Aggiunsi più frutta, più verdura, dimezzai un po' i carboidrati, insomma quello che ti consigliano più o meno tutti, anche se fai qualche ricerca su internet, di base è quello il discorso. E infatti io sfruttavo molto internet per questo, mi basavo praticamente solo su internet. I primi tempi andò tutto bene, nel senso che comunque i miei chili piano piano li perdevo. E passai appunto da essere comunque in carne a, cioè molto in carne, evidente che comunque magari non so, non ero neanche tonica, nel senso che la pancia che c'era non era soda, era proprio a penzoloni, non so, quindi magari si notava di più, mentre dopo si notava già un po' meno, ma non ero magra comunque. Iniziai quindi a vedere i primi cambiamenti, sia in me stessa ma anche da chi mi vedeva da fuori. E per me questa era una cosa positiva, anche perché comunque era già un mini traguardo per me, però questa cosa, diciamo, prese il controllo di me in un certo senso, nel senso che diventò un'ossessione piano piano
e quindi inciampai, diciamo così, in un disturbo alimentare. Io adesso non voglio mettere la mia vita privata su una piazza pubblica che è YouTube, non l'ho mai messa neanche in altri social e quindi non mi sembra giusto, ma per me stessa, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, però per me stessa non mi sembra giusto di andare nei dettagli in questo. Però diciamo che appunto per me era diventata un'ossessione, quindi si vedeva. E arrivai a un peso che non era adatto per me, era troppo magro per la mia altezza e comunque per la mia conformità fisica, si può dire, non lo so, non era adatto per me, insomma. Quando inciampi in cose così grandi che se non le vivi in prima persona, chi è esterno non le può mai capire. E secondo me anche se le vivi in prima persona non le puoi capire, perché la me di adesso, guardando la me del passato, quando appunto era in quel periodo no, chiamiamolo così, non riesce a concepire perché io mi comportassi in una certa maniera. Diciamo che il mio subconscio, il mio cervello l'ha quasi rimosso, sono ricordi sfocati, perché appunto era un periodo in cui io non stavo pienamente bene. Però io appunto, anche se le persone esterne a me, la mia famiglia o i miei amici me lo facevano notare, non me ne rendevo conto, o comunque avevo tipo dei paraocchi e continuavo ad andare per la mia strada, fino a che un giorno decisi insieme a mia madre di andare da una dietologa, quindi da una persona comunque esperta in materia, la quale mi mise davanti a una realtà molto forte per me, che mi fece spaventare anche parecchio, anche se con fatica ripresi a seguire appunto una dieta equilibrata, mantenendo comunque il mio sport, ovvero palestra. Palestra la facevo in casa 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, anche se comunque ho fatto un po' fatica ai primi tempi. Il momento in cui proprio mi sono resa conto che non faccio più fatica, nel senso che se per esempio vado in un ristorante ad un compleanno e si mangia una pizza, cioè tipo una pizzata di gruppo, non ho neanche il minimo pensiero, non mi ci soffermo comunque se prendere la pizza, no, la prendo molto tranquillamente. E quindi è quello il cambiamento sano comunque che si è visto in me. Mentre in fatto di sport ero partita piano piano, agli inizi non è che ne facevo così tanto costantemente, però dopo mi sono appassionata e in quello comunque non ci ho mai visto nulla di male, era più che altro la dieta che seguivo abbinata a questo sport che era abbastanza nociva. Il mio cambiamento è avvenuto quando appunto decisi di avere una svolta in me, nella mia vita. E il principio era giusto, quello che io volevo era giusto, ma il modo in cui lo affrontai per parte del percorso non fu giusto. E infatti mi ci è voluto aiuto di una persona esterna capace di potermi consigliare come si deve per raggiungere poi il mio scopo e il mio obiettivo. Quindi il mio consiglio che vi posso dare, siccome in tanti durante questo mio cambiamento mi hanno chiesto: ma come sei dimagrita, mi puoi dare dei consigli, che esercizi fai tu a casa per avere una pancia così, per avere delle gambe così, ma perché, cosa mangi, che colazione fai, insomma milioni di domande ho accumulato durante gli anni, e chi ha dei dubbi o meno può semplicemente andare sul mio ask, che lo lascio sempre qua a fine video, o anche solo su Instagram, ci sono sotto alcune mie foto dei commenti di molte ragazze che me lo chiedono, ma soprattutto su ask, tantissime. E quindi volevo rispondere in un'unica cosa qua adesso su YouTube, perché comunque ci tengo particolarmente, perché so che come io non mi sono accettata all'epoca, tante ragazze non l'hanno fatto e tante ragazze continuano a non farlo, ma come ragazze anche ragazzi, cioè la cosa è molto generica, ecco. E non è un problema che solo io, Matilde Matarazzi, ho avuto, è un problema che tutti praticamente affrontiamo, chi più, chi meno. Non fate le cose di testa vostra, non prendete diete da internet, non inciampate, diciamo, in siti che non sono come una dietologa, che non hanno una professionalità come una figura reale in carne ed ossa,
con una laurea, con degli studi alle spalle. Se ovviamente non ve lo potete permettere, perché non tutti si possono permettere una dietologa, il mio consiglio è comunque di non rimanere soli in queste cose. Parlatene con i genitori, parlatene con gli amici, con i familiari, parlatene. E la cosa molto più importante, la dieta che per esempio la dietologa diede a me anni fa non è la stessa che può andare bene per una Giulia, può andare bene per una Ludovica, può andare bene per un Marco. Ognuno è fatto in modo diverso, ognuno ha un metabolismo diverso, ognuno ha una corporatura diversa. Quindi non basatevi su quello che gli altri fanno, perché non potrebbe andare bene per voi. Quindi sì, questo video non penso durerà tantissimo, anche perché la mia esperienza l'ho sorvolata in maniera molto generale, perché appunto non volevo entrare nei dettagli molto personali, perché chi mi conosce in gran parte lo sa, chi magari non mi conosce e mi vede solo attraverso uno schermo può magari un attimo provare a immaginare e capire che comunque sono cose abbastanza personali di cui parlare. E appunto non ci tengo a non andare nei dettagli, per poi soprattutto perché sono cose personali, ma anche per non sembrare la vittima di turno o per dover attirare, non so, compassione da parte di chi. Però appunto ci tenevo a chiarire questa cosa e provare a essere un po' di aiuto, comunque una specie di consulente, ecco, che ha avuto la stessa esperienza o comunque magari esperienze simili. Diciamo che i disturbi alimentari non vanno mai bene, che sia in fatto di anoressia o di bulimia. E passarci è dura, perché questo lo posso dire molto tranquillamente, non me ne vergogno. La più dura, diciamo, uscirne. E io, sinceramente, per la mia esperienza, e lo dico con tutta sincerità, da sola non ce l'avrei fatta. Ho avuto la fortuna che mi sono circondata di persone che veramente credevano in me, e che comunque mi volevano bene anche per quella che ero all'epoca. Amici, familiari, ovvio, perché la famiglia penso che sia l'ultima che ti abbandoni. E ho avuto anche la fortuna in quel periodo di conoscere appunto Massimo. E quello mi ha aiutato tantissimo. Diciamo che Massimo è stato un po' la chiave in tutto ciò. Ci tenevo a dire due cose, le ultime due. La prima è che appunto se volete intraprendere questo percorso di cambiamento, come ho già detto, piccolo o grande, siate comunque sicuri di voi stessi, nel senso prendete voi il controllo e non lasciate che questo cambiamento prenda il controllo di voi invece. La seconda cosa invece è un piccolo appello, e poi tanto so che non conterà più di tanto, però comunque ci tenevo a dire la mia opinione, che penso ormai sia chiara, anche perché già un tempo fa la scrissi su Instagram e comunque ne parlai anche in altre occasioni. Ci tenevo un po' a sensibilizzare il fatto comunque di prendere in giro una persona per la propria forma fisica. Adesso non voglio farla moralista da dire siamo tutti belli, siamo tutti stupendi, nessuno deve essere preso in giro, bla 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 bla. No, però semplicemente ognuno deve guardare nel proprio orticello, secondo me, perché come ultimamente vedo molto che le ragazze curvy, chiamate così, però anche molte ragazze vengono definite curvi, anche se è palese che soffrono di obesità, ma io parlo di obesità in fatto clinico, in fatto patologico, non in fatto dispregiativo. Non mi permetterei mai di prendere in giro una persona per il suo fisico, per il suo aspetto fisico, dopo quello che ho passato io. Sarei l'incoerenza fatta persona. Però appunto, siccome ultimamente vengono elogiate molte ragazze che mostrano le loro curve con fierezza sui social, e su questo non c'è nulla di male, anche se secondo me si potrebbe modificare qualcosa, però ripeto, sono su YouTube e non sono al bar con le amiche, quindi non entrerò molto nei dettagli. Però come appunto per loro le si elogia, le si dice brava, sì, le ossa ai cani, e, sei brava tu che ti mostri nonostante i tuoi chili di troppo, continua così, sei un esempio per le donne. Se però si vede una ragazza magra, che può essere comunque di costituzione, perché la magrezza, ok, quella proprio dove si vede palese che stai male e soffri, allora ok, si può parlare di anoressia, però una magrezza che può essere tranquillamente costituzione o comunque un mangiare sano, ma
dove appunto quello è il tuo peso ideale e non stai facendo la fame, di mentalità sei a posto, non può essere, diciamo, discriminata o comunque dirgli le peggio cose, offese e cose anche molto forti, attribuendo a queste persone malattie che magari non hanno. Bisogna lasciare le cose eque, nel senso, io rispetto tu ragazza in carne che decidi di mostrare il tuo fisico con fierezza, non vergognandotene, io rispetto anche te ragazza magra o comunque abbastanza secca, ma non sempre in tono dispregiativo, che decidi di pubblicare il tuo fisico, di mostrarlo sui social con fierezza, perché io non so quello che tu hai passato, non so quello che stai passando e non so neanche se hai passato qualcosa, semplicemente magari sei così di tuo. Tenevo a dare la mia opinione, anche perché questo canale non voglio che tratti solo di make-up, di cosa ho comprato l'altro giorno, cose carine, frufru, e cioè non voglio sembrare la classica ragazza che è tutta immagine e niente succo. Io comunque i miei pensieri ce l'ho, i miei ideali ce l'ho e ci tengo a farli valere. Non sono una paladina della giustizia, ma comunque non sono solo make-up e vestiti. E quindi sì, spero che vi sia piaciuto, spero che magari in futuro potrò farne altri su mie esperienze e non. E se vi è piaciuto magari fatemelo capire, fatemelo sapere. Se avete domande o curiosità scrivetemele nei commenti o sui miei vari social, sapete ormai quali sono. Io vi ringrazio per aver comunque ascoltato questa piccola storia, questa parte della mia vita, e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.